La fusione dei comuni del comprensorio frentano per costruire la Grande Lanciano è una bufala. Ve la immaginate Fossa Cesia che rinuncia al suo sindaco? Parte dal programma l'affondo di Mario Pupillo, sindaco uscente e candidato per il centro-sinistra al ballottaggio di domenica 19 giugno. La fusione, ricorda Pupillo, è miseramente fallita per il progetto della Grande Pescara, perché bocciata con il referendum dai cittadini di Spoltore e Montesilvano. A realizzare la fusione finora sono stati solo 28 municipi su 8.100 in Italia ed erano tutti piccoli comuni. Lanciano, che dovrebbe inglobare comuni che hanno una loro autonomia, una loro identità, una loro capacità di essere attrattivi, mi immagino i comuni della costa, io dubito assolutamente che possano perdere il loro sindaco, possano perdere i consiglieri comunali e possano chiamarsi Grande Lanciano. Io non penso che Fossa Cesia possa chiamarsi Grande Lanciano. E quindi un discorso che invece ribalterei sulla capacità di unire i servizi, come noi stiamo facendo con la CUC, la Centrale Unica di Committenza, che abbiamo organizzato e fatto insieme ad Ortona e a Treglio. Avevamo invitato anche altri comuni che non hanno voluto aderire, quindi vedete come sia difficile poi avere una capacità di mettere insieme tante realtà. Pupillo poi critica l'azzeramento dell'indennità di carica proposto nel programma di D'Amico Paolucci. Così solo i ricchi potranno ricoprire il ruolo di assessori, dice Pupillo. Gli altri come potrebbero sostenere le proprie famiglie? Io allora dico, la politica la possono fare solo i ricchi? Perché una persona che deve fare l'assessore e deve mettersi in aspettativa, come fa a vivere in famiglia se perde il proprio stipendio? Quindi non diciamo cose che non possono essere applicate, non facciamo demagogia. De Pretis inserì nel 1900, all'inizio del Novecento, questa clausola, cioè di pagare gli assessori e i consiglieri proprio per dare a tutti coloro che avevano intelligenza, disponibilità, passione, la possibilità di governare una città. Il vice sindaco uscente Pino Valente, presente in conferenza stampa con l'assessore uscente Davide Caporale, rivendica la differenza sostanziale tra l'apparentamento tra D'Amico e Paolucci con il loro di 5 anni fa. È evidente che si sta tentando un'opera di mistificazione per giustificare l'ingiustificabile. Quella di D'Amico è stata una resa senza condizioni nei confronti di Tonia Paolucci, che ha conquistato la carica di vice sindaco, presidente del consiglio e 3 assessori. Accostare l'apparentamento di oggi a quello del 2011 è assolutamente improprio. Noi nel 2011, come progetto Lanciano, ci siamo presentati come alternativa al centrodestra. Noi volevamo mandare a casa un centrodestra inconcludente che per 18 anni aveva amministrato male la città di Lanciano, aveva amministrato male la città di Lanciano negli anni delle vacche grasse, quando i soldi c'erano e quando le cose si potevano fare. Quindi assolutamente improprio questo accostamento. Noi non eravamo parte del centrodestra, noi non siamo usciti dalla porta come ha fatto Tonia Paolucci per poi rientrare dalla finestra. La differenza c'è e si vede ed è veramente disdicevole provare ad accostare le due storie politiche, perché sono veramente assolutamente agli antipodi. Noi non ci siamo assolutamente comportati come Tonia Paolucci.